Va bene? Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andralink e bentornati su Mitopia. Ho giocato un pochettino per appunto recuperare un po' di livelli persi. Ho recuperato anche vari vestiti che comunque sia potete vedere e altri che non vedete, perché ho deciso di metterli solo come equipaggiamento. Altri invece li sfoggio perché sono belli. Comunque non è che sono andato avanti nella storia. La storia ovviamente la facciamo solo in video. Quindi siamo pronti ad andare a parlare con le tre fate che abbiamo salvato, tranne una che era già salva da sola. Ed eccoci qui, davanti al portone impossibile. Ce ne hai messo di tempo, tesoro? Quasi una settimana. Pronte, ragazze? Sì. Contaci. Però io vorrei capire bene, perché ci sono quattro fessure lì, più o meno. Quindi come... Ora. No, no, va bene da tanto, va benissimo. Pare di averla già vista però. In uno strip club forse? Ah, ci mancano i pali, ecco perché non mi pareva uguale. Battutina, battutina. La porta orientale si apre. Ah, quindi non servono fessure, nulla. Per bellezza. Ma... Gianni, perché così di botto? Ah, ma cavolo, ma è veramente... Ma è dietro la porta, era? Pensavo che fosse tipo nel suo posto astrale a pensare a farci del male. Vabbè. Grazie di aver aperto la porta, ragazze. La vostra stupidità mi è stata di grande aiuto. Oh no. Ah, ok, sì, in effetti mancava la sua faccia prima. Quindi dobbiamo salvarla e così potremo salvarle tutte e tre. Ti rendi conto che roba? Ma vi rendete conto di quale... Provate a usare i vostri edicoli poteri fatati adesso. E ora... È giunto il momento di fare una visitina ai vostri amici elfi. Quindi ora ruberà tutte quante le altre facce, giusto? Povera Bubbles, abbiamo cantato vittoria troppo presto. Dobbiamo portarla a casa. Mi dispiace. Tranquilla, a me non dispiace. Avete aperto la porta. Ma io potrei anche andarmene volendo. Cioè, questa è Elfonia. Stiamo andando ad Elfonia Est. Io potrei anche andarmene volendo. Scommetto però che se vado più in là o c'è qualcosa che blocca il passaggio, ora i gufi sono nemici normali. O c'è qualcosa che blocca il passaggio, dicevo, o non ti fanno passare perché non puoi passare e basta. Intanto continuiamo a donare monete ai nostri personaggi e Illuminato vuole petali di mandragora. Beh, aumenta la difesa, ottimo direi. Però è tanto bellino quel vestito che adesso, tutto rifrangente. Ma che bello, dai. Vabbè, torniamo in città. Vediamo che cosa è successo prima. Se no andiamo avanti senza motivo. Tutti i personaggi principali con la faccia rubata. Tranne Serial Guy che non si è visto. Gli abitanti del villaggio erano già così quando siamo arrivati. Il duca del mare deve aver fatto i suoi comodi e poi è fuggito, come sempre. In quanto sorella maggiore è mio dovere riportare l'ordine in questo caos. Mi aiuterai, dolcezza? Per forza, se no non si va avanti. Sapevo di poter contare su di te. Ah, Blossom. Mi sa che è gameplay standard. Ok, la faccia di Miyamoto è... La faccia di Iwata? Anche la faccia di Iwata è lì. Oh, tre... Sakurai, ti prego, no, non dirmi che anche la tua faccia è lì, perché sarà impossibile. Sarà impossibile affrontare questa sfida, ragazzi. Come facciamo? Fury Bowser, tu ce l'hai la faccia? Ah, ok, tu ce l'hai. Cacletta, la tua faccia? Ma dove l'ha mandata? E la tua, Bubbles? Anche lei sta in mezzo alle frasche? Ah, bello. Va bene. Allora direi che per questo episodio recuperiamo le facce, raga. Io direi prima di recuperare quelle dei tre dell'Ave Maria,
Che tra l'altro qui questo è un percorso ulteriore per arrivare poi al percorso che ci porterà alle facce. Interessante. Davvero poco. E così Duca del Male ci stava aspettando. Chi l'avrebbe mai detto? Non dobbiamo mai abbassare la guardia. Credi che verrò espulso dal sindacato delle fate per questo? Ma no. Sei davvero gentile, grazie. Beh. Si fa quel che si può. Volevi che fossi tanto brutale? No, sono stato gentile. Potevo dire sì, che è la verità. Riprendiamo l'avventura e andiamo dai nostri amici Iwata, Sakurai e Miyamoto. L'unica cosa che potrebbe dare un po' noia è che potrebbero attaccare tutti e tre insieme. Quindi affrontare tre boss tutti in una volta. Però sarebbe strano, perché gli altri poi li affronteremo uno per volta. Ah, eccoli qua. Quindi tutti e tre. Ah, vabbè. Ah, ma fanno un nemico solo. Okay. Così è più facile. A meno che non attaccano tre volte. Dopo bisogna vedere lì. Vediamo un po'. Usiamo l'abilità laser, è nuova. Poi Cibania gli ha fatto una trentina di danni, ma tremendi sono stati, eh. Non è che gli hanno fatto poco. È entrata bucolica anche, ha fatto un buon danno. Ma... ah, quindi se il tuo personaggio adora i pomodori... anche io lo adoro. Quindi per questo è buono per noi. E ci ricarica. Invece se è cattivo ci fa danno. È strano. Cioè un attacco che potrebbe curare un nemico. Ah, però ecco. Attacca più di una volta come tutti i nemici. E attacca contemporaneamente più amici. Ah, io mi difendo in questa maniera. KFC, vedi un po' che devi fare. Oddio, potrei anche usare l'abilità di... del nostro amichetto lì, però vabbè, fa nulla. Sembra che siamo partiti bene con i danni, ma poi abbiamo subito un arresto. Non si sa perché. Ah, fatto. Per il potere del pollo! Brava KFC. Bravissima Drag Queen. Ah, boh, non lo so. Come ho detto che ci siamo fermati con i danni, bam, sconfitto. Dovrei dirlo più spesso. Pasta al sugo, buona. La gemma malefica. Ah, bene. Vedi allora che c'è qualcosa che blocca il passaggio. Direi che ora invece possiamo andare a salvare Cacletta. Per quanto riguarda Bubbles, mi sa che devo fare il giro da sopra. Sicuramente. Quindi prima salviamo Cacletta. Ah, sempre a recuperare volti. Sempre? È da un sacco di tempo che diamo la caccia a Duca del Male. Immagino che tu abbia acquisito una certa esperienza. È bello sapere che posso contare su di te, dolcezza. Vabbè. No. Aha! Ecco Cacaletta. Come ci accoglie? Ma gelatina? Ah, le melmine, i mostri base proprio, eh. Melma Cacaletta. Guarda come salta. Bello però Cacaletta, ha fatto molto bene come personaggio. La gente si impegna davvero su Mitopia a fare le facce. Complimenti a tutti. Abilità magia, laser, non posso... Mamma mia, non le abbiamo fatto nulla con tre attacchi, oh. Brava Blossom. Oh, Cibanyan, ha recuperato TM. Oh, triplo attacco, wow! Bomba. Aspetta Pepiera, perché se no, ecco, ci rimettiamo le penne. Ok, ho fatto recuperare un po' di punti a tutti con la Pepiera. Attacco normale, vediamo un po'. Ok, danno doppio con Cibanyan. 58 danni, non male. Quella! E allora, ehi! Tonto. Oh oh oh, cavallo. Aspetta, aspetta, aspetta. Ragazzi, attacco col cavallo. Vai. Potenza. Oh no, era quasi morto. No, volevo fargli vedere il mio super attacco. Guardalo, guarda quanto è bello. Guarda, si prepara e lancia tutti i missili. Bello. Che bellezza.
Un centello lo facciamo, eh. Certo, se mi fosse capitato prima sarebbe stato più bello perché avremmo fatto più danni all'inizio. Va bene. Che faccia. Oh, yes! Eccoci! Dai, andiamo a salvare la nostra amica. Vediamo un po' quante gemme ci vogliono lì. Gianni, il duca del male è nel suo castello, dici? Proprio così, quello in cima al vulcano. E si trova a est. Sì, ti hanno già parlato Buttercup, immagino. Ma ora non possiamo andarci, temo. Ah, e perché? La strada che porta laggiù è protetta da un sortileggio. Rischieremo di perderci e noi non lo vogliamo, dico bene? Sì. Però in tutto questo, Aslofar, che fine ha fatto? Abbiamo incontrato il deserto, pensavo che fosse anche qui a Elfolonia. Ma ancora non c'è. Magari lui è già andato avanti. Allora, vediamo un po' se possiamo passare per di qua. Tre ce ne vogliono? Un altro vicolo cieco. E questa volta ci sono tre fori. È chiaro che resta solo una cosa da fare. Sì, ma ancora non si apre. Manca ancora una gemma. E non possiamo andare avanti, quindi dobbiamo per forza tornare al villaggio. Aspetta, ma... hanno rubato la faccia anche a Vivian? Ma non sembrava! Andiamo a riprenderci la faccia di Vivian. Ragazzi, non sembrava che gliel'avessero rubata, non ci ho neanche parlato. Stava lì tutta quanta nascosta e dico, ok, non le hanno rubato la faccia. Ehi, posso farti una domanda? Sentiamo. Cosa farei quando avremo salvato il mondo intero? Continuerò a dare la caccia al duca del male. Ah, quindi ci lascerai. Oh, se ti dispiace rimango, eh. Ti capisco. Quando la via per Eruttana sarà accessibile partirai. Fino ad allora farò di tutto per aiutarti, tesoro. Sembra quasi che ci tenga che io non parta. Devo saperlo al più presto. Esatto! Devo sapere! La strada che si è aperta dovrebbe essere quella che poi ci porterà a salvare Cacletta. Vivian. Eccoci. Sì! Vivian, ma... bah. Ecco perché non mi sembrava che fosse sparita. Era semplicissima. Farfalla, ok. Bella, carina. Ottimo. Vai in Seji Banyan, perfetto. Ci ha pulito dei mob. Usiamo l'abilità. Ah, devo ricaricare. La cosa buona è che, dato che con KFC già sono in rapporti brutti, usiamo lui. Purtroppo sono in rapporti brutti perché lui si è arrabbiato che Illuminati mi ha regalato... mi ha fatto un regalo e quindi si è arrabbiato con me. Non con gli Illuminati, con me. Vabbè. Così almeno posso abusare del fatto che posso lanciarlo come non ci fosse un domani. Vedi? L'ho avvertito, quindi un po' di... ah! Un po' di malumore se n'è andato. Ma il nemico è quasi andato, quindi è un attacco normale, penso che... basta. Grazie no, vabbè. A questo punto, con tre gemme malefiche recuperate, andiamo e affrontiamo anche l'ultima sfida che ci separa dal salvare Bubbles. Guarda un po' mo. Dai, questi tre fori, su. Perfetto. La Triforza. Preciso, no? Ok. Penso che andrò qua giù. Penso che poi le strade si ricongiungeranno anche sopra. Beh, level design ci sta assolutamente. Ah, ecco. Ora ci siamo davvero. Proprio fino all'ultimo centimetro. Ah. Subito. No, Blossom! Bubbles, dove sei, tesoro? Lo so io, vieni da laggiù. Resisti, stiamo arrivando. Beh, sì. Un gruppo unito come il nostro è invincibile. Giusto, Jibanyan. Aiuto! Mamma mia, Jabu Jabu! Questo è Jabu Jabu!
No, Jabu Jabu no, questo è il principe e il re degli Zora. Ranok Bubbles, mamma mia. Vai Gibanian, tocca a te. Bravissimo. Che balliamo, siamo scemi? Ok, dai, sbuffata! Animale! Animale nel senso il tizio lì. Il petalo. KFC. No, KFC. Illuminati. Il nemico attacca un'altra volta. Sì, con l'ondata. Fatta una panzata, fatta, via. Mamma mia. Rutto! Ci siamo ricaricati con la pepiera. Vai, illuminati! Ora sì che puoi farlo. Ora sì. Vai. È forte sto tizio, Cavoli. A parte che il fiore, ragazzi, non è che fa molti danni. Devo farlo, mi proiettile. Illuminati, mi dispiace, ma devo farlo. Vedi quanti danni faccio? Così niente proprio. Davvero pochi. No. Aspetta. Ah, ci ricarica lei, perfetto allora. Niente. Anzi, invece sì, pepiera PM. Vai, filati sti artigli. Bravissimo. Dai, sì, però se gli fai mangiare la pizza recupera salute. Attacca ancora, che diamine. Vai, attacco massimo a cavallo. Pecca di questo. Prepara i missilozzi. Ta-ta. Yeah. 1, 2. Sbombardamento. Belli. Sono carote. Però missili anche. Carote missili. Missil carote. Missirote. Vabbè, avete capito. E Bubbles è salvata, ragazzi. Anche questa è fatta. Wow, quanti punti esperienza. Come bonus to. Vai, a te. Succo di rana. È un po' strano come nome, eh. Oh, Bubbles, il suo viso è volato via. È sicuramente tornato al villaggio. Oh, certo, senza dubbio. Che sollievo. Mia sorella è salva. E tutto grazie a te, dolcezza. Oh, non c'è di che. C'è del tenero tra quei due, io lo so. Ah, il fotografo. Vai, facci una foto bellissima. Beh, no, grazie. E con questa, ragazzi, tutte le facce sono state recuperate e restituite ai legittimi proprietari. Mi hanno fatto regali, monete, acqua, pozione elfica e torta alla panna. Wow, che buono. Ecco fatto, ora sono tutti sani e salvi. Ottimo. Niente male, viaggiatore. Salve, avventuriero. Beh, la nostra piccola avventura è giunta al termine. Non ce l'avrei mai fatta senza rete dolcezza. Ok. In quanto a te, il tuo viaggio è ben lontano dall'essere concluso. E quindi manterremo fede alla nostra promessa. Forza, ragazzi, mostriamogli il cammino. Sì, puoi contarci. A dire il vero, vorrei fare anche le strade alternative per prendere un po' di punti esperienza extra, eh. Non sarebbe male. Un'altra volta la danza. Bene. Va bene? Possono bastare? Sono finti. Col cavolo che lancio soldi veri. Tranquilli. Allora, che ci apre? Semplicemente. Vabbè, buon viaggio. Speriamo che si concluda con un successo. Non vedo l'ora che quel maledetto duca vada al tappeto. Sì, anch'io non vedo l'ora. Buona fortuna! In Dolby Surround. E allora, direi che possiamo fermarci qui, ragazzi. Bene, ragazzi, direi che possiamo fermarci qui allora con questo episodio di Mitopia. Davvero, suggestivo, devo ammettere. No, beh, insomma...
Particolare, sì, col balletto finale e poi no, un po' di soldi lanciati no, per gradimento, è ovvio. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. Vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!